Bene, buongiorno ragazzi. Oggi vi mostrerò come fare lo spurgo del tubo dell'olio quando cambiate il carburatore. In questo caso io sono passato nella 180 da un 20 e mezzo ad un 25 PHBL. Ovviamente ho dovuto cambiare il tubino da qua sotto, c'è il miscelatore, fino sopra il carburatore. Perché il tubo ovviamente era vecchio e l'ugello poi era più grosso, quello sul carburatore, quindi ho dovuto prendere un tubo intermedio tra quello originale e quello che sarebbe stato perfetto per il carburatore. In particolare questo, ora non vedo la scritta, ma dovrebbe essere un 2,5 di diametro interno. Bene. Adesso vi farò vedere come una delle alternative possibili per fare lo spurgo. La prima è quella di smontare il miscelatore che trovate qua sotto. Dovete togliere le viti smontando il copricarter e con un trapano farlo girare, anche ovviamente a motore spento, e facendolo girare riproducete il movimento dell'albero e quindi l'olio tende a salire e a riempire il tubo. La strada che è quella che vi mostrerò io tra poco è quella di preparare della miscela al 2% se avete il serbatoio vuoto oppure al 4, 5, 6 a seconda di quanta benzina avete dentro lo scooter. Metterlo ovviamente nel serbatoio e avviare regolarmente il motorino. Inoltre, mentre farete questo, dovrete tenere tirato questo filo del miscelatore in modo da velocizzare la risalita dell'olio. In questo caso utilizzerò del Valvoline Racing, che è quello che utilizzo per lo zip. Visto che non ho il miscelatore, in questo caso sono 60 ml, questo è un litro e mezzo. Io dentro avevo già probabilmente un litro e mezzo, 2 litri di benzina, quindi farò questo litro e mezzo con 60 ml, quindi verrà fuori una bella miscela grassa. E vedete com'è viscoso quest'olio, perché è fatto apposta per la miscela manuale. Lo versiamo tutto, ci metterà un po' di tempo, poi procederemo a mescolarlo con la benzina, chiuderò il tappo e poi lo andrò a mettere nel serbatoio. Bene, ora la nostra miscela al 4% è pronta e possiamo metterla nel serbatoio. Vi ricordo che io dovrei avere circa 1 litro, 1,5 litri, 2 litri, quindi qui la farò al 4%. Più o meno diventerà il 2%. Una volta che abbiamo messo nel serbatoio la miscela più grassa che si è andata a mescolare con quella con la benzina, quindi abbiamo formato circa una miscela al 2%, possiamo iniziare a dare dei calci con la pedalina per far arrivare la benzina al carburatore. Calcio, ora parte subito. Vediamo subito che sta aperto. Prendete il filo, il filo inizierà a salire.